giusto, è un Palermo ancora un po' timoroso che deve capire quali sono le sue qualità, però è stato positivo che sia stata in campo una squadra, ecco. Non è che il Cagliari ieri sera fosse una squadra debole, anzi era una squadra abbastanza in palla e siamo rimasti in palla anche noi, una prova positiva. Io mi ritengo che il Palermo sia una formazione alla pari del Cagliari, quindi non è che sia una formazione inferiore. Certo che qualche giocatore ieri sera era in campo con un po' di timore, però durante la partita un po' passata, insomma, per me è piaciuto soprattutto il secondo tempo. La positiva tutta Palermo, ma specialmente poi quelli nuovi che devono entrare in palla, perché è chiaro che non puoi pretendere dal polacco che entri dentro subito in partita appena arrivato da noi, insomma, ecco, deve prendere dimestichezza col campionato, no? Però sono stato contento della prestazione di tutti i giocatori, tutti, proprio tutti, soprattutto all'esame, che all'esame in questo momento è già in forma piena. Questo ragazzo è sempre stato un portiere giovane, perché un portiere giovane può fare anche degli errori, a Palermo non gli perdonavano nulla, mi dispiace, qui ha molto carattere, per cui sicuramente farà un bel campionato. Io ho fiducia nel lavoro di Tedino, sicuramente bisogna sapere che non è che tutte le partite siano tutte vittorie, ci sarà un combattimento, ecco, l'importante è che questa sia una squadra che combatte, io vedo che ci crede, che tutti i ragazzi lavorano con molta passione, che sono molto attenti agli insegnamenti dell'allenatore nel quale ci credono, per cui sono segnali molto importanti. Ma all'inizio del campionato sono tutte squadre importanti, poi bisogna vedere dopo 10 partite, 12 partite come ci si indirizza. Sicuramente sulla carta sembra che tutti siano alla Coppa dei Campioni. Io ritengo il Palermo che ha un vantaggio su tante altre, perché c'è il telaio della squadra dell'anno scorso, tanti giocatori che hanno una buona esperienza e soprattutto, ripeto, ho molta fiducia nel lavoro del nostro allenatore. Io spero che non esca nessuno, tranne quelli che avevamo detto all'inizio, che devono andare a giocare fuori, ripeto, sono i Pontivegna, i Marele, quelli che solamente non hanno spazio dentro da noi, i Diamanti, che spero che trovi una squadra che vada fuori, perché sono giocatori che non hanno spazio dentro da noi. Le indicazioni che mi darà l'allenatore saranno fondamentali. Se mi dirà di prendere una punta, cercheremo una punta. Certamente ieri sera ho visto una cosa molto molto importante, che la grande qualità del nostro brasiliano ci serve moltissimo, per cui ieri sera che mancava Coronado